Senatore. Ministro, prenda Crisanti a fare da consulente, che vedrà che ce la caveremo egregiamente. In realtà, ministro, la ringrazio della disponibilità, ma ero certo della sua disponibilità, tant'è che proprio ieri abbiamo detto ai colleghi di non prenotare il viaggio di ritorno. Perché eravamo certi che lei avrebbe dato questa disponibilità, ministro, perché conosciamo il suo stile e conosciamo anche la sua capacità di ribaltare un paradigma che, ricordo colleghi, ricordo, e l'avrei ricordato volentieri, la mano in tasca io ce la tengo. Colleghi, no, continui il suo intervento. No, io sì, mica siamo perfetti. Bisogna consentire a tutti di intervenire. Prego, senatore Zaffini, prosegua. In tasca, quindi ce la tengo. Comunque, scusi presidente, ha ragione, ho dovuto rispondere, che faccio? Oh. Era irrilevante ai fini dell'intervento l'osservazione, quindi lei può intervenire comunque. Ha ragione presidente, ha ragione. Dicevo, ministro, solo un breve cenno per capire, perché diceva la collega Gelmini che noi dovevamo continuare a fare quello che ha fatto il precedente governo. Ricordo che le misure del precedente governo hanno determinato in questo paese 160.000 decessi, il maggior numero di decessi d'Europa, e hanno determinato un abbattimento di 9 punti di PIL, perché le due misure che dovevano lavorare evidentemente in modo opposto, cioè più stringi, più abbatti il PIL e meno decessi riscontri, hanno invece lavorato in parallelo, cioè abbiamo avuto il maggior numero di abbattimento di punti di PIL e il maggior numero di decessi, e questo è un dato di fatto, ci sono i numeri che parlano a proposito di Conte e Speranza, eccetera eccetera. Comunque, ministro, noi premiamo il suo pragmatismo e la sua capacità di risposta, la sua razionalità, sequenziamento dei positivi. Purtroppo non c'è altro modo per verificare i positivi, non possiamo fare tamponi molecolari a tutti quelli che sbarcano dalla Cina, quindi in primo approccio vengono fatti gli antigenici, ai positivi viene fatto il molecolare con relativo sequenziamento. Se c'è un'altra proposta ce la dica, apposta le dicevo di prendere come consulente. Il cambio di visione che parte proprio dai tamponi. Quante guerre abbiamo fatto in questa aula, e chi c'era nella scorsa legislatura se le ricorda, per dire a Speranza che bisognava fare 500.000 di test al giorno, perché dovevamo andare a trovare gli asintomatici che andavano in giro ad infettare. Oggi i tamponi, cominciamo dai cinesi, li continuiamo a fare i tamponi, cosa che peraltro noi proponevamo di fare anche nell'imminenza della prima ondata, quando Fratelli d'Italia propose di fare i tamponi a coloro che arrivavano dalla Cina, sia con volo diretto sia con volo passante per l'Europa. Il monitoraggio delle nostre strutture sanitarie, che è quotidiano, quindi capire come il nostro assetto della nostra sanità pubblica regge all'impatto degli eventuali nuovi positivi. Ad oggi queste strutture sono in totale sicurezza. La temporaneità del provvedimento, perché io capisco che voi non capite, perché la nostra idea di agire sulla epidemia è diversa. E quindi capisco che voi non capite, ma non perché non siete capaci, perché facciamo cose diverse e non potete pretendere che noi facciamo le stesse cose che avete fatto voi. L'avevamo detto e lo stiamo mantenendo, facciamo cose diverse. Il provvedimento di cui stiamo ragionando scade a gennaio, perché non interessa a questo governo e a questo ministro ricominciare a diffondere il terrore, interessa invece agire sui dati epidemiologici qualora questi vengano riscontrati dagli strumenti che si mettono in campo. Il sollecito interessamento delle strutture europee, cosa che lei ha fatto, ministro, e la ringrazio, affinché questo provvedimento del nostro paese diventi un provvedimento condiviso anche dall'Europa. E con questo, ministro, non trovo altro che dirle: proceda come fino a qui ha fatto, il Parlamento lo ascolterà ogni volta che lei verrà, la ringrazio ripetutamente, e per il futuro, per quanto lei vorrà venire a riferire, posto che
nei 5 anni passati, per vedere Speranza in quest'aula, abbiamo dovuto aspettare mesi. E quindi, Ministro, grazie e continui a fare quello che fa.